Grazie, buongiorno. Un saluto cordialissimo. Una felicitazione affettuosa e grande per il lavoro che si sta facendo attorno a questa ricerca. L'ho ricevuta in ritardo, l'ho guardata, mi sono riconosciuta, ma soprattutto mi limito a ciò che ha detto all'ultimo punto della professoressa Fargioni. La professione si qualifica per i contenuti e per, uso positivamente, l'attivismo anche nelle relazioni con le istituzioni. Più si è presenti lì, più anche i destinatari del nostro lavoro capiscono che siamo importanti. Purtroppo in questo tipo di società si capiscono le cose che hanno un qualche elemento anche di disturbo delle istituzioni. Ho letto attentamente ieri la stabilità. E tra i grandi temi vostri che mi stanno a cuore, perché ai miei tempi mi ero interessata soprattutto nei tribunali dei minori, ci sono 600 milioni sul contrasto alla povertà e 700 milioni su ostacoli e contrasto alla povertà. Sono destinati al Ministero della Finanza, MEF, e al Ministero del Lavoro. Capisco che ci sono anche le politiche sociali sul lavoro. Non è previsto né il Ministero dell'Istruzione né il Ministero della Salute. Però nei 700 milioni per ostacoli e contrasto si parla delle fondazioni bancarie, che voi sapete che anche in difficoltà hanno tanti soldi e sono obbligati a destinare parte proprio a progetti sociali. Allora, noi abbiamo la fondazione nostra e comunque in ogni città, in ogni istituzione con un certo peso ci siete e sapete che questi progetti di solito bisogna farli almeno bilaterali perché c'è bisogno del coinvolgimento. Noi crediamo nella rete, se c'è qualcosa a cui noi crediamo perché il successo è la rete, mettere insieme interdisciplinarietà e una sintesi di obiettivi da raggiungere, non è mai un obiettivo alla volta sulla persona. Quindi io vi invito calorosamente, ed è il mio saluto, ed è il mio augurio, di fare in modo che voi, o con le fondazioni bancarie delle vostre città, Genova, Milano, Torino, o anche come fondazione, vi inseriate in questi progetti, perché da parte mia al Presidente del Consiglio arriverà un appunto in cui dico mi spiace tanto, ma ci vuole il MIUR e il Ministero della Salute. Quindi se saremo ascoltati ci sarà un panel di occasioni che appartiene proprio esquisitamente alla professione degli assistenti sociali. Se si diventa protagonisti in questa maniera si ha più fiducia nella propria capacità anche formativa dell'opinione pubblica e quello che diceva poco fa Fargioni si realizzerebbe con più facilità, sarebbe difficile comunque sempre, e è un bel modo anche per la muraglia di concludere un mandato in cui ci si butta a capofitto anche in questa gestione di molti soldi. Perché se metti molti soldi, 600 milioni, 700 milioni, l'anno prossimo 1000 milioni, quindi 1 miliardo l'anno prossimo e 1 miliardo l'anno successivo, sono lì. Chi li gestisce? Per fare che? Scrivere un titolo e mettere i soldi anche in politica è troppo poco, qualche volta addirittura troppo pericoloso. Buon lavoro.